Reggio giusto anche perché è stata una bella partita soprattutto, dai, una bella condizione di pubblico che noi non siamo abituati, mentre l'Arezzo è abituato, però siamo stati contenti insomma, a portare a casa un punto anche giocando in 10 per un quarto d'ora. Siamo un po' rammaricati perché alla fine siamo andati sempre in vantaggio e un po' dispiace perché abbiamo creato tanto, insomma, e si poteva fare un gol e due in più. Però cioè, l'Arezzo è uno squadrone, è una squadra che sicuramente per me arriverà davanti, che la lunga è una rosa, insomma è una squadra veramente molto forte. Prima mi hai detto sono anche un po' stanco perché hai corso tantissimo, avete giocato senza attaccanti di ruolo, alla fine è un atteggiamento che ha pagato questo Elio. Ma sì, dai, noi siamo una squadra che siamo intelligenti a capire le nostre caratteristiche, giocare nelle ripartenze, e quindi sì, abbiamo sfruttato insomma, questa tattica e ci è andata bene, dai. Proteste dell'Arezzo per il rigore concesso per un mano di Aliperta che insomma sembrava un po' severo, proteste vostre per il rigore concesso a Foggia. Da questo punto di vista direi è finita pari anche qua, insomma. Sì, dai, sono degli episodi, poi alla fine c'è sempre un arbitro, purtroppo a volte possono sbagliare come possiamo sbagliare noi giocatori. Io dopo le immagini sicuramente vanno riviste, però dai, è una partita che il pareggio insomma ci può stare e alla fine siamo contenti così.